Bentornato Massimo Ciancimino dopo tante vicissitudini nella nostra puntata di Klaus Condicio. Buongiorno dottore Ciancimino. Fantastico, grazie per avermi qui. Dottore, giusto, è laureato lei, giusto? Sono laureato. Ah, niente dottore, chiediamo scusa. Allora dottore, intanto mi permetta la strettissima attualità, le dichiarazioni su di lei di Torino. Lei è un pazzo, dice Torino. Ovviamente non do senso a quelle che sono le dichiarazioni di personaggio fine di tanto. Però la odia, non è la prima volta che la tira in ballo, la odia. Ogni volta che parla di me devo dire che se c'è una costante nelle poche internazionali di Rina è che mi ha sempre nominato, sia nel colloquio col figlio, sia nei suoi disegni, nei suoi discorsi intercettati, anche all'interno al carcere, sia pubblicamente, durante l'udienza di Firenze, disse perché non mandate a chiamare Ciancimino Massimo che ci racconta degli accordi con Mancino. È stato sempre molto chiaro nel rispettare il suo odio, il suo rancore verso colui che di fatto ne ha reso possibile la cattura. Ovviamente le esternazioni Rina, per quanto poi c'è da capire quanto sia un frutto di uno sfogo ragionato o irrazionale, perché con Rina non bisogna mai sottovalutare il soggetto, non so fino a che punto lo stesso non sapessi essere intercettato. Purtroppo vede dottore, viviamo in Italia dove un giorno si evoca il protocollo Farfalla attraverso la lettera di un anonimo, il giorno dopo lo stesso viene smentito dall'attuale presidente della commissione antimafia come una qualcosa che non esiste, e dopo due mesi il presidente del consiglio dice che dobbiamo levare il segreto di Stato sul protocollo Farfalla. In questa, diciamo, non perfetta sintonia, credo che capire e interpretare queste che sono le lunghe esternazioni di un boss al 41 bis con un'estrema facilità, dove lo stesso si assume grandi responsabilità, di grandi crimini, entrando nei dettagli anche macabri, mi lasci fare l'aggettivo, di efferati delitti, ma prendere il sasso da quello che per lui è il processo più stupido, che non si sa neanche perché il tutto porterà a delle conseguenze penali, ma per cui sicuramente banali, quello della trattativa. Senta, però lei dice proprio che lei è matto, che lei è inattendibile, cioè lei quando ha letto queste cose che sensazioni ha avuto? No, io vorrei ricordare a Rina che è stato lui a tirarmi in ballo in questa storia della trattativa, è stato lui il primo a dire perché non chiedete a Ciancimino chi ha visto Mancino, oggi sembra che mangiarsi un po' il tutto. Sì. Io spero che Rina abbia quella facoltà e quella prontezza di spirito di poter affrontare nella sede opportuna, quindi nel processo che sta celebrando a Palermo, un confronto con me, che chiederò sicuramente, laddove poi ci troveremo faccia a faccia, e non sarà la prima volta, potremo confrontarci su quelle che sono le nostre idee, i nostri pensieri, perché vi racconti quello che è successo. Ecco, quindi lei non si sottrarrebbe a questo faccia a faccia? No, lo chiederò proprio, so sicuramente, conoscendo il soggetto, si sottrarrà a lui, ma io lo chiederò espressamente, siamo tutti due sputati, ovviamente le nostre versioni sono contrastanti, laddove mi sia accolto io chiederò assieme ai miei legali un confronto in aula. Lui... Italiano, ovviamente questo è stato possibile con una serie di... Senta, lui assolve molto Mancino. Sì, mentre prima lo tira in ballo, non scordiamoci che a Firenze le esternazioni durante il dibattimento, che poi è quello che ha sancito, credo, proprio l'esistenza di una trattativa, non è che ne ha stabilito una condotta illecita, ma che una trattativa ci fu e ha sfogato una sentenza della Cassazione, che è stata io via. Non so se in quello si vede, un altro mi disse perché non mandate a chiamare Ciancimino, perché Mancino non ci spiega come faceva 5 giorni. Oggi non so chi è il suggeritore, il grande regista, diciamo, il combo di questa nuova versione di Rina, tanto lo cuace rispetto a quella io sono il parafulmine, io sono il paracucco, mi usano. Oggi lui vuole rappresentare con forza il suo ruolo di capo dei capi, che di fatto lo è. Non scordiamoci che l'ultimo dei boss è eletto a pieni voti alla commissione riunita della sua testa. Senta, sì, esatto, è assolutamente ancora il capo dei capi,
Perché? Ma chi può essere il manovratore di una roba del genere, scusi? Guardi, questo non so, perché non ho anche neanche... Ma è nello Stato, sì? Ma sicuramente sì, chi consente ovviamente di infiltrare soggetti come lo russo, se non spesso lo russo è un infiltrato, chi consente ovviamente facili esternazioni che vengano poi anche rese pubbliche, chi consente agli stessi avvocati di rendere sempre pubbliche quelle che sono i suoi pensieri, ovviamente, sicuramente c'è qualcosa che non quadra, io credo che ci siano dei... l'Italia, diciamo, a chi interessa, perché poi che non credo che l'Italia interessa sì. al momento questo problema, ma dico, ma quella Italia un po' che interessa, credo che ci siano dubbiosi e invece chi pensa che siano originali e genuine. Credo che ci sia, che Rina non è il tipo che lasci nulla al caso. Cioè non è scemo, rincoglionito, questo vuol dire. Non è neanche intelligente, perché insomma, non scordiamoci che ha accettato di fare di Cosa Nostra non più un ente parassitale all'interno dello Stato, perché non scordiamoci che Cosa Nostra come qualsiasi organizzazione criminale vive di Stato. Nel momento in cui lui ha accettato questa netta contrapposizione con lo Stato, è chiaro che lì ha perso tanta forza, tanto potere, i grandi manovratori erano altri, e non scordiamoci che sempre per volere di Rina e per i suoi diritti sono state approvate delle leggi che sono state molto repressive nei confronti dell'organizzazione criminale. Sì, alla fine ha giocato contro. Si è approvate sempre che sicuramente tanti si sbagliano a dire che non basta mafioso, se ne vada molto di più. Credo che se fosse stato un semplice mafioso avrebbe fatto la fine di altri politici o di altri ammazzati, altri mafiosi. Ovviamente Rina sapeva che con mio padre non poteva giocare lo stesso ruolo che poteva giocare con altri, mio padre stava un gradino sopra la mafia. Senta, un confronto per cosa? Per dire cosa con Rina? Ma Rina è uno che va interpretato, bisogna vedere quanto ha un confronto con me. Sì. Per mettere a nudo tutte quelle che sono le sue menzogne che va ripetendo, ovviamente che ancora questa, io posso capire detto che uno come Rina nella sua ignoranza e nella sua completa estraneità a quelle che sono i codici di procedura penale possa pensare che una mia possibile collaborazione sia scaturita da un tentativo di recuperare somme. Chiunque come lei o come insomma qualche addetto ai lavori conosce i codici penali, sappiamo che da noi l'obbligatorietà dell'azione penale è inevitabile, non esiste come in America qualcosa, per dire per i codici americani, qualcosa che uno può mercanteggiare, io vi dico questo, voi non mi sequestrate quell'altro. Mi sembra che anche l'azione di 7-8 procure in questo momento impegnate alla ricerca di questo famoso tesoro dimostra come il richiamare l'attenzione su di me attraverso queste collaborazioni non è che mi ha reso un gran favore. Non scordiamoci che quando ho collaborato non avevo bene da ispirare, non avevo nulla. Secondo te, che quelle che... Però lui dice che lei vuole puntare i soldi al denaro. Ma vorrei capire come punto il denaro, perché vorrei capire con quali... Lui si riferisce al tesoro di suo papà, eccetera. Sì, ma credo che la miglior cosa sarebbe quella proprio, sarebbe stata quella di non collaborare nel 2008, quando ho finito il mio processo con la condanna completamente indultata, mi sarei andata forse nella tabutele. Ovviamente lancia sempre segnali, bisogna interpretare, non è facile interpretare le parole di Rina. Credo che ci siano delle persone che sono molto più attenti di me, che lo stanno facendo, lo stanno facendo. Perché ha insultato Napolitano, secondo lei, se è un insulto? Ma questo non lo riesco a capire, perché sicuramente non è che diciamo, sia stato un referente diretto di Napolitano, di Nina, o possa avere subito qualcosa, forse per il suo essere comunista, non so. Ma credo che ancora di questa pagina della trattativa, di questa storia della trattativa, di questo libro, perché io non penso al processo, dottore, io ho parlato, raccontato un fatto, non specialmente a dire se questi fatti verranno poi tramutati in accuse, se trattare è reato, se non è reato, di fatto la legge non prevede il reato di trattativa, è un altro caso di imputazione che è attualmente nel processo
con il tempo trattativa, se ciò porterà a condanne non è dato a sapere. Io credo di aver avuto solo un mezzo, di aver acceso la memoria di tanti politici un po' omertosi e di aver acceso l'attenzione su questa situazione. Poi quello che saranno gli uffici processuali non spetta a me dare. Ma sicuramente c'è un suo ruolo che sta svolgendo Lina in questo momento. Prima di tutto è importante che il PM stanno depositando delle dichiarazioni che vanno a confermare dichiarazioni fatte a me agli stessi magistrati nel 2008, quindi 5 anni prima del Lina. Mi riferisco all'omicidio Scaglione, mi riferisco al delitto dalla Chiesa, al fatto della cassaforte, mi riferisco a tanti discorsi che ha fatto Lina che meno male vengono a confermare le dichiarazioni che sono state 5 anni prima del PM. Per cui questo, anche questo depositare da parte della magistratura questa dichiarazione non fa altro che rafforzare quella che è la credibilità mia che in questi due anni lei sa bene come è stata attentamente in alto. Sì, in tutti i modi. Io ancora aspetto, dico sempre, che qualcuno con estrema chiarezza e obiettività mi dica un solo vantaggio che io ho tratto da questa mia decisione nel 2008, nel febbraio 2008. Quando avevo un passaporto, ero libero da qualsiasi condanna e secondo tanti benestante, anche perché non nascondo di certamente di non essere benestante, potevo fare altre scelte. Ho sempre detto che una cosa non mi ha lasciato mio padre, che era dignità, ed è una cosa che volevo lasciare a mio figlio, ed è una cosa che non si può comprare. Come ho sempre detto a mio padre, che i soldi che non si possono spendere è sempre più difficile anche da gestire. Poi credo che mio padre con le dirigenti sarebbe felice perché è veramente difficile. Senta, torno su Mancino, questo insistere di Rina, un po' ha già risposto, però un'altra riflessione sua. Ma io ovviamente che Mancino sia il terminale della trattativa, ovviamente questo non posso dirlo, saranno i magistrati a dirlo. Che ovviamente Mancino si relazionava con altri, questo è chiaro, è anche chiaro nelle lettere che sono state quelle che sono state per esempio possibile sbobinare del compianto d'Ambrosio, del magistrato d'Ambrosio che è venuto a mancare, che non voleva inserire gli indici, gli accordi. Sicuramente è un'inchiesta che porta in alto. È un'inchiesta dove ovviamente i magistrati devono valutare con estrema attenzione prima di coinvolgere soggetti che sicuramente godono di protezione infinita. Io stesso, insomma, ho preso qualche scivolone tirando in ballo soggetti come dei cenanti di cui mi assumo la responsabilità e di cui ne risponderò nelle sedi opportune come sto facendo, perché però dopo quella cosa De Gennaro è uscito dalla polizia, non, apparentemente non c'entra nulla, ma c'è un legame secondo lei? Tra chi? Tra De Gennaro e la trattativa? No, tra De Gennaro, tra le sue dichiarazioni e l'uscita di De Gennaro dalla polizia. No, quella è una roba della sentenza di Genova, perché no? Non c'entra niente. De Gennaro c'era tutto, diciamo. Mio padre lo chiamava l'uomo dell'odio senza, per cui credo che anche il ruolo che ha assunto adesso in Cinemeccanica faccia capire il grande interesse oltreoceano di cui gode questo soggetto. Io devo dire che mi ha lasciato molto basito e anche molto amareggiato, che è un soggetto che ha avuto una carriera, credo che converrà con me, di una velocità e anche di un prestigio impressionante per la sua giovane età, in un processo, in una richiesta di rinvio di richiesta di giudizio davanti al gruppo di Giorgio Morosini si sia apparso per 283 volte raccontati di IPM. Della facoltà di non ricordo, non ricordo aver firmato, non ho un preciso ricostruzione di quel momento. Ora, parliamoci chiaro, io non so se responsabilità c'è cioè, stata all'interno della diretta di De Gennaro. Sì, vabbè, sì. Non so neanche se non sapesse la trattativa, io sono convinto che lo sapesse. Una cosa è certa, dottore Dardi, che per me non è innocente, credo che è un reato di calunnia, un reato dove il codice sancisce la punizione, perché pur sapendo lo innocente lo ha fatto qualcosa che questo non potrà mai essere, perché non reputo così superficiale, così stupido De Gennaro, ma poter sapere cosa stava succedendo, visto che magistrati
hanno di fatto inquisito anche dai romani morti personaggi come Parisi o come Scalfaro, insomma chi ruotava attorno, come la Pantera, tutti i personaggi che giravano attorno a De Gennaro. Il dottor Gianni De Gennaro, tutto il tipo di demagogia che sia uno stupido o uno tosto, è un acuto ispettore che sicuramente qualcosa ha saputo, non vuole dirlo, non ha piacere dirlo, è coperto da segreti, non lo sperconso, ma per me in sì io insisterò sempre sul fatto che lui era a conoscenza di questa cosa. Ovviamente l'attore verrà condannato e parlerò con sempre le conseguenze. Non è sottratto a questo tipo di carcerazione, non per presunte illeciti finanziari poi dimostrati. Sì, è chiaro. Senta, può essere che Riina lanci messaggi anche a Messina Denaro con queste uscite o no? Ma guardi, io non credo che ci sia una grande considerazione di Riina su Messina Denaro. Non scordiamoci, la mentalità è la stessa quella di Nepal, sono cornemesi, per voi trapanesi e antrapanesi. Cioè che un trapanese possa sostituire un albergo d'organizzazione, un ovviamente questo è difficile, che sicuramente oggi Messina Denaro rappresenti il volto della mafia armata, questo è un dato inequivocabile. E credo che sia anche la sua fortuna e la volontà piena e cosciente di qualcuno che non lo vuole catturare, perché si ritornerebbe, ahimè, a quella che è la mafia dal volto sconosciuto. Lei credo che da ottimo quale comunicatore qual è, sa benissimo che combattere un qualcosa di cui non si riesce a rappresentare un volto è sempre più difficile. Sì. Oggi credo che l'ultima figura del male intesa come mafia armata di Cosa Nostra rimane Messina Denaro. Sì, in questo senso del Messina Denaro è infinitamente più furbo e clever di infinitamente più clever di Riina, no? Sì, mi sa benissimo, è una cosa molto più acuta e molto più attenta. Ovviamente credo che oggi la mafia abbia interesse non più a ammazzare, non più a spingersi, a meno che... Sì, sono cambiati i tempi, certo. Senta... C'è stato un momento di rischio, ma per fortuna, insomma... Lei dice... Il centro si è formato da solo. Lei dice, per se posso sintetizzare, per uno come Totorina, come Ciancimino Padre, Messina Denaro è un chip. Ho sintetizzato bene? È chip. Esatto, non può essere il capo dei capi. Messina Denaro io l'ho visto, è venuto personalmente a me a chiedermi dei soldi per quella che era la messa a posto da prendere il gas. Ecco, ci dica che tipo è. È un tipo molto, diciamo, molto curato, molto attento. Metrosexual, qualcuno dice, cioè molto attento all'immagine. Attento all'immagine, sì, a differenza di quelli che mio padre chiamava i veri paesani, quelli che in fondo se la fidano a fare i latinanti, a vivere una masseria, cosa che lui era molto amante anche, diciamo, delle belle cose, del bel vestire, di circondarsi di belle... Donne, no? Donne, sì. Che poi all'interno della cultura, della non cultura mafiosa, questa ne fa un difetto. Sì. Per cui è proprio questo suo modo di essere che non... Ma per esempio, scusi dottore, parlava in siciliano o parlava in italiano? Era affettato, era ricercato? Esatto, ma... Come? Parlava in un siciliano italianizzato, molto lentamente, intimandomi di versare quelle che non erano state versate e messe a posto per la mentalizzazione dall'altro. Ma mi ricordo quando raccontai il fatto a mio padre, perché parliamo dei primi mesi del 2002, mio padre, a questo che sto dicendo è tutto riscontrato in alcune missive che sono state rinvenute a Montagna dei Cavalli nel Covo di Provenzano. Messina Denaro, che io l'ho mandato proprio a quel paese dicendo che se si fosse presentato di nuovo su ordine mio padre avrei chiamato i carabinieri. Ovviamente mio padre mi ha detto, già era cretino il padre, figuriamoci cosa avesse detto. Francesco Messina Denaro, il padre di Matteo, giusto? Sì, sì, sì. Il padre di Matteo.
Esatto, Sema e Virga erano una famiglia di riferimento della mafia. Però lei dice, nonostante che fosse un esattore, uso un termine tra virgolette, un ricattatore, cosa veniva a chiedere? Un pizzo, no? Giusto? Sì, veniva messa a posto, secondo lui il 2%. Ma la chiedeva in modo diverso, perché è questa cosa che della diversità di Messina Denaro viene fuori sia da lei sia dalle parole di Teresa Principato che da altri magistrati, però lei ha avuto tra virgolette il privilegio di conoscerlo, di parlargli. Lei è uno dei pochi, ma viene fuori sa perché, siccome lei è anche attento, insomma, viene fuori uno perché nel suo modo di fatto scavalca quella vera gerarchia del momento. Se l'ha accolto a monte per la metallizzazione della Sicilia, era stata presa da due soggetti come mio padre e Forzano, la rinegoziazione di questo accordo spettava soltanto a questi due soggetti. Quindi lui già faceva un po' gli affari suoi. Voleva un po' giocare da padrone in casa sua. Voleva affermare la sua posizione sul Cabanese. Nel senso che certi accordi non potevano essere... Ma scusa, sì, esatto, si è presentato da lei vestito firmato? Sì. Ma si è presentato sì, vestito normale, in un negozio per poi... Però era già curato, non era lo stereotipo del contadino. No, per niente, no. Non dia le cose per scontate, non è che tutti lo sanno. No, si è presentato con una Mercedes, Station Wagon, accompagnato da un signore. Mi hanno detto a me che mi dovevo incontrare qualcuno perché gestivo allora un negozio della Chateau d'Ars. Un franchising di Ammazzara, mi è stato detto che qualcuno mi voleva incontrare per problemi al negozio, sono andato e sono spesso si è presentato come tale, ovviamente. E sapeva chi era lei? Certo che sapeva, che molto sapeva che era il Ciacini di Ammazzara. Quindi scusi, era anche una sfida, abbia pazienza, o no? O sto forzando? È stata una sfida che è stata ovviamente raccolta male, da lì le lettere di Messina Denaro intercettate a Montaglio dei Cavalli, dove chiede a Provenzano di potermi scippare la testa. Senta, perché non lo disimpatico nel Trapanese, nel Palermitano. Senta, qual è un suo punto debole? Le donne? Ecco, cioè come si potrebbe prendere? Ognuno di noi ha il suo punto debole, no? E ha un proprio punto debole. Quale può, secondo alcuni magistrati, per esempio, lui comunque aveva diverse donne, però non è la donna non è la chiave, cioè non è la chiave della donna che ti tradirà, delle donne di mafia come nel libro di Lirio Abate, insomma. No, io mi permetto di pensare in maniera diversa. Prego. Credo che sia un punto debole di Messina Denaro a far prendere Messina Denaro, credo che sarà un punto debole dello Stato e di questi accordi, diciamo, indicibili che ancora durano, che farà sì che Messina Denaro verrà catturato. Quindi lei dice, scusi se traduco, non perché non lo esprima bene, ma perché si capisca bene, lei parla benissimo, ma perché chi è non tecnico capisca. Lei dice, non è lui sarà pure abile, ma quello non si prende perché non vuole lo Stato, non perché non lo prendiamo, perché abbiamo preso Bin Laden, figuriamoci se non... Generalizzare è sempre sbagliato, sì. Cioè, ha un grande senso dello Stato, e credo che affidarlo alla mia vita, ai magistrati, per cui generalizzare è sempre sbagliato. Ovviamente ci sono dei soggetti che garantiscono in questo momento, anche perché parliamoci chiaro, dottor Davide, lei conosce la realtà italiana come può conoscere benissimo la realtà siciliana. Oggi lo Stato non ha proprio i mezzi per poter diffondere legalità. No, ma lei stava dicendo un'altra cosa, lei stava dicendo... Ovviamente che non c'è la volontà di prendere. Perché qualcuno lo protegge, tra l'altro dicono anche i magistrati, non è che scopriamo l'acqua calda, che lui è protetto. Ovviamente, quando ci sarà la piena volontà di prenderlo. Ma lei, secondo lei, non si prende per la trattativa? Ma secondo me non si prende perché c'è sempre paura del dopo. Meno male si sa che Messina Denaro viene un po' da quella che è l'incarnazione e un po' l'educazione di Provenzano, per cui un soggetto low profile, di fatto tanto rispettato anche da Lina, perché è uno che ci tiene a mantenere il conflitto basso, non vuole alzare il livello di scontro con le istituzioni. Credo che tutto questo in questo preciso momento politico convenga. Senti, è vero che aveva una passione per Versace? No, questo sinceramente non lo so, credo che come tante persone magari che amano la moda, ovviamente vengono
così dicevano, no, di lui, perché lui ama vestire elegante, eccetera. È molto concuna, ma sinceramente non sono entrato in questo. E che particolare l'ha colpito? Ovviamente in quel momento lei aveva ben altri cavoli, però da gestire, visto che si presentava un killer a chiederle dei soldi. Perché non avevo paura per niente, perché devo dire. Però che cosa inoltre l'ha colpito di lui? Scusi, il suo modo di darti gli occhiali e guardarmi agli occhi. Perché ti ha presentato con degli occhiali da sole, appena iniziato a parlare fuori dal negozio, ovviamente per uno cautele, cose varie, passeggiando, con questo po' a distanza che guidava Mercedes, che lo fotografia, il suo modo di fermarsi, di darsi gli occhiali e guardarmi agli occhi. Fisso? A lanciare una sfida. Guardava fisso negli occhi. Sì. Come molto io. Freddi, molto gelidi, come a dire quello che ha fatto tuo padre, gli accordi con Provenzano, qua si dice, si sa come dico io. Beh, insomma, un rottamatore. Ma non credo. Non credo, perché poi chiederà tanti permessi, credo che secondo me è uno che vuole giocare un ruolo che di fatto ancora non ha. Ma se c'ha per una serie di, ovviamente, gli elementi che sono stati giustamente catturati, e di fatto oggi lui rappresenta quello che è, diciamo, il rappresentante più qualificato della vecchia mafia armata, la mai vecchia mafia armata che tanto cattura ovviamente voi giornalisti e anche tutti gli osservatori, ma che di fatto nasconde ben più profonde in vibrazioni. E Vito cosa diceva di Matteo? Prego? Vito Ciancimino cosa diceva di Matteo? Di Matteo di Messina Grande, sì. Lo conosceva. Non so dove è mio padre. Quando io ho raccontato il fatto mi ha proprio detto, ho conosciuto il padre a qualche riunione con circa cose che è sembrato mezzo scemo, figuriamoci come deve essere il figlio. Bene, questo di mandarlo proprio. Ed è scritto da Messina Denaro nella sua lettera. Nella sua pizzino trovato all'interno di Montagna dei Cavalli, lo stesso scrive, senza mezzi termini, il figlio del tuo amico morto a Roma mi deve dare 250 milioni, mi ha mandato a fanculo dicendo che andava a mangiare a donne e macchine. Senta, due ultime cose, il film di Sabina Guzzanti? Credo che il film di Sabina Guzzanti sia una specie di parodia, non voglio dare giudizi processuali a quello che è gli anni della trattativa, ovviamente in quella chiave che, nella quale poi Sabina è bravissima nel ridicolizzare raccontando, perché l'importante credo che sia parlarne, come diceva Borsellino, e non dimenticare che c'è un biennio così importante che ha di fatto condizionato diciamo per decidere i decenni dopo della politica, un paese senza ritardo, un paese senza futuro. Per cui Sabina Guzzanti, per questo possono essere sue conoscenze, ovviamente non è facile conoscere più di un milione di pagine legate al dibattimento della trattativa, ha potuto riaprire un po' quello che tutti sappiamo. Credo che se c'è un mezzo che è scaturito dalle indicazioni, che è palese quello che è successo in quel periodo. Ora, se sia reato, se è il fatto stesso, non è compito mio. È anche. Vabbè, comunque è una parodia. Sì, è un po' una parodia, ma che sicuramente solleva e riaccende la luce su quel biennio. È un punto sicuramente a favore di chi vuole riaccendere e far capire cosa realmente è accaduto. Poi non ho visto il film, non neanche ho letto. Senta, una domanda che le ho già chiesto in privato, che non c'entra con questa intervista, che userò però in un libro che sto scrivendo. Da osservatore esterno al mondo mafioso, però interno, nel senso che l'ambiente della sua adolescenza, della sua infanzia era quello, se oggi come oggi l'omosessualità è ancora un tabù nel mondo mafioso, secondo lei, ormai è superata anche quella e un boss potrebbe avere relazioni tali, secondo lei? Io questo devo. Ne abbiamo parlato privatamente, però adesso lo vorrei usare nel mio libro. Diciamo, il nostro figlio di Michele Greco. Il problema non è questo. L'omosessualità è un problema nella concezione radicata della mafia intesa proprio come nucleo familiare.
per cui l'omosessualità metterebbe in crisi quella che è l'unione familiare. È chiaro che lei non potrà parlare mai a Urbina. Cioè l'omosessualità conclamata, ovviamente. Conclamata, ovviamente, minerebbe quella che è la formazione della famiglia. Cosa nostra, di fatto, viene chiamata come le grandi famiglie, che come tutte le grandi famiglie organizzazioni criminali si basano su questo legame familiare. Sì. Ovviamente è qualcosa che per loro è inaccettabile, non sarebbe. Di contro, per me, inaccettata è quella che è la mafia dei colletti bianchi, che mira soltanto all'espansione economica e a crescere il suo potere all'interno delle grandi aziende e delle grandi banche. Quindi lei dice ancora oggi di fatto la struttura è patriarcale, nel senso una perversione patriarcale, ovviamente, per cui comunque un gay conclamato, un arruso conclamato, ancora oggi difficilmente, cioè sì, magari non viene ucciso, però crea problemi. Crea problemi, come creava problemi, e crea problemi il non legame familiare, il divorzio, la separazione, il essere femminati. Perché essere femminati, perché Rosalba Di Gregorio invece mi ha fatto la battuta, però a mo' di battuta, mi fa, ah, oggi con la nuova mafia di questi fighetti, tra virgolette, gliela sto sintetizzando, lei, la Rosalba non ha pronunciato il termine fighetti, però per sintetizzare, di questa nuova mafia pulviscolare, non mi meraviglierei che qualcuno fosse iscritto all'arcigay. Questa era la battuta di Rosalba. Sì, ovviamente, però non parliamo di una mafia che deve ancora catturare l'immagine dell'appartenenza, cioè dell'essere proprio famiglia, della conciuta, delle cose che sembrano... Cioè lei dice un boss oggi di una cupola, insomma... La vede dura. Non potrebbe essere. Senta, con Michele Greco cosa successe poi? Con Michele Greco suo figlio fu mandato a Roma a fare dei film, a fare il regista, che era un po' allontanato da quello che era il contesto familiare di Palermo. Era imbarazzante, per cui fu, diciamo, con scuse o non scuse, fu un po'. Ma era imbarazzante, ne parlavano, lei ne sentiva parlare? Ne parlava, ovviamente, lo stesso lo sapeva, lo stesso ovviamente lo associava a quello che potesse essere il destino di chiusi mafioso, e di dare cose mettendolo da parte, dandogli anche spazio in altri settori, in carta bianca, per fare quello che voleva fare il regista, l'attore, non so. Sicuramente non sarebbe mai potuto, non avrebbe mai potuto né prendere il posto né di suo padre né anche a fianco di qualche suo discendente. Ecco, cosa innescò questa cosa dai suoi ricordi di Massimo Ciancimino? Cioè ne parlava solo... Ne parlava poco, come tutte le cose che imbarazzano se ne parlava poco. Perché ora non è chiaro che all'interno di Cosa Nostra non ci sia stata per tutta la grande fedelità coniugale. Io vedevo con lo stesso mio padre, insomma, non è che era un santo e come vale, ma non se ne doveva parlare in pubblico. Mia madre era sempre la moglie, quelle che erano manifestazioni pubbliche, e poi le mie amanti di mio padre erano perché avrebbe imbarazzato il suo essere vicino a questi ambienti. Però era meno grave di essere Finocchio, lo uso io il termine. Ovviamente sì, quella sarebbe stata una cosa... E quindi ruppe questa cosa di... che poi insomma Michele Greco non era uno qualsiasi, ragazzi, cioè... No, era soprannominato il Papa. Il Papa, parliamo del Papa, il figlio del Papa era gay, chissà lo scandalo, no? Mamma minchia, no? C'è qualche analogia insomma col mondo di adesso, cioè... In che senso, scusi? Che la chiesa sia piena un po'. Ah sì, vabbè, lasciamo perdere. Questo non è più, molto più interessante, questa non è quasi più una notizia. No, mi interessa invece la sua, dice, se ne parlava il meno possibile, e poi lei ha preso da chi? Da Vito, che lo mandarono a Roma, si sente a fare il regista, poi non si è più saputo nulla però. Era imbarazzante per suo padre tenerlo, quindi fu mandato altro. Ma era dichiarato? Sì. Il figlio. Ma da noi si dice che c'è il carbone che non tinge mascherina, c'era sta voce per cui... C'era sta voce e per cui... Era meglio prevenire che curare. Sì, e quindi lo mandarono a Roma e così. Altre voci che giravano di questo genere? Ma no, non ho sentito, anche perché mio padre per due volte aveva, ovviamente dialogava con vertici, non so se poi nei vari ambienti, ma credo di no.
famiglie, dei grandi rappresentanti dei vari quartieri, delle varie città, che non vi siano trapelati. Però era un passo avanti, perché comunque non lo uccisero, lo mandarono a Roma, non è come dire, cioè, comunque sto figlio l'hanno salvato, dottor Massimo. Sì, ma non è, dottore, non è che l'essere omosessuale dal mafioso veniva considerata come qualcosa che doveva essere eliminato, era quasi come una malattia che doveva essere curata, per cui un figlio sicuramente malato da allontanare, e che sicuramente non avrebbe avuto quei requisiti genetici, perché parliamo di requisiti genetici per assurdo, per poter espletare quello che sarebbe stato il ruolo di un figlio di boss. Non era né un traditore, né una, era un povero malato, cioè c'era quasi, sapete, come quando si ha, veniva rappresentato come quando si ha un figlio portatore di handicap, questa è la vicinanza. Sì, 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 però dice, però era il Papa, quindi era ancora più problematico e amplificato, se vogliamo. Anche il ruolo del Papa era molto, diciamo, ovviamente era uno un po' del Papa, con un modo di prestigio, ma sì, così. Non era poi tutta questa importanza, però era visibile il Papa. Sì, il Papa era quello con i saluti buoni, il Papa è quello che sempre ha secondato la nobiltà, la borghesia palermitana. La palermitana ha aperto completamente, diciamo, le porte a questi soggetti, perché si presentava bene, erano così, spendibili. Però, senta, lei è stato accusato, poi la lascio veramente, di aver avuto contatti, un incontro, non so dove, a Bologna, con uno dell'Andrangheta, eccetera, eccetera. C'è un processo su sta roba. Anzi, è stato pure in galera. Mi auguro che ci sia un processo importante. Su questo può dirci perché sti soldi, perché l'Andrangheta, come l'ha conosciuta? Non ho conosciuto mai nessuno dell'Andrangheta, ho dichiarato subito dopo che laddove venisse minimamente provato un rapporto mio con esponenti dell'Andrangheta, credo che per quello che stavo facendo in quel periodo meriterei l'ergastolo, non ho neanche nessun'altra pena. Il tutto è stato casuale, volutamente pompato, non scordiamoci che quella registrazione ambientale che è andata nella prima pagina del Corriere della Sera 3 giorni dopo l'essere stata fatta al processo della trattativa per alcune trascrizioni, aspettiamo anche 10 giorni. Comunque lasciamo poi ovviamente ai giudici. Per quella vicenda non sono stato mai chiamato da nessun tribunale, una vicenda che è avvenuta nel 2010. Credo che questo soggetto strano sia, come ho sentito dire in una requisitoria del dottor Matteo, un personaggio completamente libero che a oggi neanche più indagato. Ovviamente questi grandi psicologi, perché non fa una grande leggerezza da parte mia, che nello specifico dovevo solo cambiare degli assegni, e ho anche rilassato amicizie e cose varie, non è stata usata per in 3 mesi per mettere fine a quella che era un po' l'immagine che avevo costruito mediaticamente. Comunque, a onore del vero, sono passati 4 anni, il procuratore era lo stesso procuratore che oggi continua a indagare su miei presunti tesori, su presunte miniere, ne ho lette tutte, dottor Davide, ho detto che era proprietario di miniere d'oro in Costa Rica, di miniere di diamanti nelle Filippine, di discariche. Io aspetto ancora una conclusione dopo esattamente che il processo è iniziato nel 2004, a 10 anni aspetto ancora che mi venga mostrato un solo bene, un solo conto corrente con dei soldi, se non quello stesso che io ho indicato ai magistrati. Va bene. Senta, dottor Ciancimino, noi la ringraziamo, andiamo on air domani con la nostra puntata e niente, ci tenga aggiornato poi sulle sue... Grazie a Massimo Ciancimino e buonasera. Ah, scusi, lei si sta separando? Io sì, purtroppo per quelli tutti quelli che dicevano, per tutti gli interlattori miei che dicono, tra cui anche Rina, che mette in testa, come anche altri procuratori, come anche altri personaggi politici, diciamo, da spazio politico un po' monetico, tanta gente che dice che io ho fatto questo per avere dei benefici. Voglio solo ricordare che ho perso già la mia famiglia iniziale, che con la lettera pubblica presa distante da me, e tuttora pezzi della mia famiglia, ma mia moglie, una persona
cui avevo tantissimi. Sì, lo so, l'ho anche conosciuta. È una bellissima ragazza che sicuramente non era abituata e né era pronta a essere coinvolta in una battaglia molto più grande di me e che mi ha spinto ovviamente. Quindi l'ha lasciata? Sì, è andata, sicuramente discutibile. Non ne poteva più di trattative, di processi, di crimini? No, perché la sera, non crediamoci che in questo momento io sono sottoposto a una misura di prevenzione provvisoria, ma le tante anomalie. Che vuol dire? Che non posso uscire la sera, io la mattina sono un testimone di giustizia, Sì, ha questa doppia funzione, sì. Dalle 21 in poi divento socialmente pericoloso, ma non perché c'è una sentenza che lo dica, ma perché c'è stata una segnalazione fatta dal colonnello De Gabbio. Ovviamente un colonnello che non può essere accusato, un ufficiale dei carabinieri, ma tra i miei ufficiali dei carabinieri si sarebbe dovuto scegliere un altro. Non uno con cui di fatto ci sono querele in corso da sia da parte mia che da parte sua. Comunque, come sempre sono molto sereno, è chiaro che questo ha levato tempo alla mia famiglia, è costato sacrificio alla mia famiglia, e laddove una moglie è bella, anche voi piena di vita come io e Carlotta, abbiamo dovuto resistere tutti questi anni con vari controlli della polizia. Sicuramente ho delle grandi responsabilità. Certo, quindi e la colpa è di chi? Di questa situazione? Io spero che un giorno possa avere l'occasione di subire un processo per riciclaggio di tutte queste storie, un processo per Verona, per la Romania, io spero che tutte queste sono processi di fatto mediatici possano arrivare ad una inchiesta. Credo che nei nuovi codici si parla dei tempi brevi della prescrizione, ma dovrebbero esserci anche tempi brevi dell'indagine. Certo. Va bene, grazie a Massimo Ciancimino e in bocca al lupo a questo punto. Grazie a Massimo Ciancimino.